Atletico Neapolis Virtus Neapolis, parziale 4-1 per i rosso azzurri. Andiamo a parlare con qualche elemento dell'Atletico. Qua. Foto. Ma sembra a me. Sempre a te, perché sei il capitano storico di questa squadra. Sì, 4-1 il parziale. Grande inizio gara, il primo quarto d'ora davvero benissimo, poi siete un po' calati. Sì, a noi manca proprio la condizione fisica. In tutte le partite partiamo benissimo, giochiamo bene insieme, poi dopo il secondo tempo scoppiamo. Comunque avete un vantaggio di sì, sì, 4-1 andiamo bene, dobbiamo però mantenere, dobbiamo cercare di mettere qualche altra cosa dentro. Va bene, in bocca al lupo ragazzi. Adesso andiamo a parlare con la panchina della Virtus in questo momento. Peppe! Andiamo da Scicchitano. Scicchitano, buonasera. 4-1 il parziale di questo primo tempo. Siete partiti malissimo nei primi 10 minuti. Avete preso 4 gol. Poi bene nella seconda parte del primo tempo. Cosa bisogna fare nel secondo? Bisogna essere più concreti. Abbiamo sbagliato un po' sotto porta. Un po' di sfortuna. L'avversario sta giocando anche lui a mille, diciamo. Sì. E stiamo perdendo la partita. Ce la potete fare comunque? C'è ancora tutto il secondo tempo. Su questo campo 3 gol... non sono niente, diciamo, come dice la storia del torneo. Appunto, in bocca al lupo ragazzi anche a voi, a dopo per l'intervista. Siamo nel post partita del match Virtus Neapolis, Atletico Neapolis, gara terminata in parità 4-4, 4-0 per l'Atletico Neapolis, 4-4 nel secondo tempo, una gara davvero fantastica. Migliore in campo D'Alterio alla mia destra, autore di una doppietta, e Botti anch'egli. Autore di una doppietta, ancora polemiche sentiamo da bordo campo, è stata una partita abbastanza maschia. Mimmo, doppietta per te, e avete buttato, possiamo dire, una gara, perché su 4-0 non potete farvi rimontare in questo modo. Questo sicuramente, però più che buttarla noi, qualcuno della squadra avversaria l'ha vinta con l'esperienza, non anche, con la cattiveria anche, ma con l'esperienza, perché l'esperienza nel calcio conta tantissimo. Purtroppo siete mancati un po' di personalità. A dire la verità, io pensavo che l'arbitro ne avesse un po' di più. Gigi è un amico di tutti noi, non per criticarlo, perché Gigi è un amico di tutti nel modo più assoluto. Però credevo che avesse un po' più i piedi saldi per terra, perché quando si sente tanto parlare bisogna otturarsi le orecchie e far finta di niente. Invece secondo me si è fatto condizionare un bel po' e abbiamo perso noi di divertimento, perché noi ci saremmo divertiti comunque tutte e due le squadre. Assolutamente. Lui secondo me ha fatto incattivire, senza volerlo naturalmente, ha fatto incattivire la partita, non ci ha fatto divertire come dovevamo. Va bene, Mimmo, hai detto tutto tu, secondo te l'arbitro ha già condizionato la gara? Oppure ci sono anche degli errori da parte vostra? No, ma gli errori sono sempre, perché siamo esseri umani, noi esseri umani pure l'arbitro, quindi condizionata sì, però gli errori li abbiamo fatti anche noi naturalmente. Va bene. Ti ripeto, ci saremmo divertiti lo stesso come ci siamo divertiti in ogni modo con tutti. Peccato per il finale. Un po' di esperienza in più per loro e un po' di lavoro in più per noi. Assolutamente. Salute. Ci vediamo. Ciao. Adesso parliamo con D'Alterio. Loro l'hanno buttata via, ma voi avete mostrato un grande cuore, non volevate perderla e tu hai suonato la riscossa con 2 gol importantissimi nel secondo tempo. Sì, anche se ho sbagliato qualcosa sotto la porta, ma sì, come vedi non sono attaccante di porta sotto la porta. Però non credo che, come ha detto l'avversario, che la partita abbiamo vinta con l'esperienza. Io penso che abbiamo messo più grinta nel secondo tempo. E con la grinta è uscita un po' di cattiveria. È vero. Uscendo la cattiveria e abbiamo vinto. Perché comunque abbiamo vinto sul campo la partita. Sì, perché no, nel secondo tempo tutti i contrasti, sì, si è arrivati prima sulla palla. Sì, prima all'inizio della partita, cioè proprio come fermi erano. È però... vero. Poi se l'avversario pensa così, ognuno pensa al suo modo. Beh, ognuno ovviamente vede la partita a modo suo. Giustamente sì, abbiamo sbagliato, cioè il mio amico ha sbagliato, però comunque capita, non è che ci ha dato un rigore inesistente. Cioè, no, assolutamente. Abbiamo vinto tutto qua. L'importante è che non sia successo niente comunque. La pochetta è tutta all'inizio. Sì, sì. D'Alterio, vuoi fare una dedica particolare? Sì, alla mia ragazza, cioè, ci me fa. Ok, ti saluto. Ciao. Bocca al lupo.